Buonasera e grazie di essere intervenuti. Questo è il nostro ospite graditissimo, un amico da tanti anni, Massimo Cacciari, che non, ovviamente non presento perché tutti sanno meglio di me, conoscono meglio di me la figura di Cacciari. Il tema è, intorno a Nietzsche, quindi un autore della preziosa giovinezza di Massimo Cacciari. Dico preziosa non solo per lui, ma perché allora i suoi studi furono importanti anche per una generazione più anziana, cioè la mia. Detto questo, do volentieri e con grande affetto la parola a Massimo Cacciari. Grazie Fulvio. Il titolo rimanda ad un annuncio, all'idea che nella filosofia di Nietzsche, chiamiamola filosofia per intenderci brevemente, sia contenuto l'annuncio di qualcosa che ha da venire, e quindi che la filosofia di Nietzsche non possa esaurirsi nella indagine, nell'analisi di un compimento. Naturalmente in un annuncio, sempre in un annuncio, vi sono due facce, convivono due dimensioni, una fine, perché laddove qualcosa viene annunciato è implicito che un'epoca finisca, tramonti, si compia, e un inizio. L'annuncio ha a che fare con un inizio e tuttavia ha sempre anche a che fare con la testimonianza dell'esaurirsi di qualcosa, dell'esaurirsi di un'epoca, dell'esaurirsi di un discorso. Ed è importante distinguere questi due elementi in un annuncio. Nell'annuncio di qualcosa che ha da venire, di un advenience, appunto, è importante distinguere queste due dimensioni. Mai un annuncio è soltanto prefigurazione di qualcosa a venire, e anche appunto l'analisi, il discorso riguardante un compimento. Così è anche nell'annuncio per eccellenza nella nostra tradizione, no? Anche l'annuncio, come si dovrebbe dire giustamente, come si dovrebbe tradurre giustamente il termine Vangelo, no? L'annuncio ha a che fare radicalmente con un compimento. È stato detto, io vi dico. Quello è stato detto non è che sia una critica a ciò che è stato detto, non è che sia la negazione di ciò che è stato detto, non è che sia polemico nei confronti di ciò che è stato detto, no? Testimonia un compimento, un passato si è compiuto, e io però vi dico, e io tuttavia vi dico. Voi sapete che nel linguaggio di Nietzsche sono continue, a volte ironiche, a volte a mio avviso assolutamente no, le memorie di questo linguaggio profetico, biblico, evangelico, soprattutto nell'opera che terrò in particolare presente in questa relazione, cioè il Così parlò Zarathustra e i frammenti postumi coeli. Che cosa viene detto essere compiuto? Ecco, qui vi è una grande confusione nella letteratura critica su Nietzsche, perché appunto molte volte si risolve Nietzsche e l'annuncio nietzschiano in ciò che è per Nietzsche il compiuto, cioè l'evo che è passato, il che non vuol dire, ripeto, che si polemizzi contro il discorso passato, contro l'evo appunto tramontato. Ciò che è compiuto, ciò che nell'annuncio è la dimensione della fine, è il nichilismo. Il nichilismo è compiuto, il nichilismo è al compimento. Certo, questa dimensione dell'annuncio è anche difficile da sopportare, Non è che riguardi questa dimensione compiuta dell'annuncio come qualcosa che non mi riguarda più o che è facile da tollerare, no, è arduo sopportare questa dimensione dell'annuncio per quanto sia riguardi il compiuto, ciò che è compiuto. Non è che ciò che è compiuto sia diventato, come dire, facile da sopportare o addirittura indifferente, no. Anzi, anche questa dimensione dell'annuncio è troppo grande per noi, troppo grande perché noi si riesca a sopportarla.
certamente il nichilismo esprime il compimento, l'inverarsi di tutta la nostra storia, nel senso tedesco della Geschichte, ciò che ci è inviato, ciò che ci è destinato. Anche questa dimensione dell'annuncio, pur riguardando il compiuto, è uno spettacolo tremendo, meraviglioso, proprio nel senso del Zauma greco, del Tomasi, no? Che molti dicono la meraviglia, sì, la meraviglia, è lo spettacolo drammatico, tragico della vita, il Zauma, altro che la meraviglia come una bella fiera, no? Questo è il Zauma. Il compimento, il nichilismo, il compiuto nichilismo che abbiamo di fronte è lì, è uno spettacolo, si dà a vedere, lo vediamo. Non è il futuro, non è il futuro. E ciò che ci sta di fronte, tremendo, trauma, tremendo, difficile da sopportare, difficile da comprendere e ancora più da sopportare, e tuttavia lo si vede, è lì di fronte, lo si può, tra virgolette, ammirare, se ne ha spavento, ma è lì di fronte, compiuto. La formula che riassume questo compimento è la morte di Dio, la morte è lì di fronte, è data, non è qualcosa che viene, non è la dimensione futura dell'annuncio, e qui Nietzsche distingue in modo netto, no? La morte di Dio, anzi, a volte specifica in modo un po' inequivocabile, la morte del vecchio Dio, cioè per dire proprio che lì è lo spettacolo che abbiamo di fronte e che si dà a chi riesce ad intenderlo, a chi riesce ad intenderlo e a sopportarlo, si dà nella forma del compimento. È la morte del vecchio Dio, la morte, e qui naturalmente corro, perché in tutti questi passi tutto andrebbe rivisitato criticamente, eventualmente contestato nel discorso nicciano, ma insomma dobbiamo andare chiaramente molto semplificando. La morte del vecchio Dio, la morte del Deus esse, del Deus sivesse, del Dio, diciamo, del Dio fondamento, del Dio fondamento di ogni valore, no? Dio, questo è il significato del nichilismo compiuto. La morte di Dio, la morte del vecchio Dio è la morte di ciò che garantiva il fondamento di ogni valore, su cui si poteva esprimere quello che Nietzsche chiama il nostro istinto di giudicare e punire, il fondamento di ogni valore che ci permetteva, che ci poteva far presumere, che ci permetteva la inaudita presunzione di giudicare e punire, e punire. Era il fondamento, questo Deus esse, era il fondamento di tutti coloro che crocifiggono, e uso proprio questo termine, dice, crocifiggono il futuro dell'uomo. Quindi, annuncio, dimensione del compimento, del compiuto, il vecchio Dio, fondamento di ogni valore, fondamento dell'istinto di giudicare e punire, fondamento di coloro che crocifiggono il futuro dell'uomo, tutto ciò finalmente può essere visto compiuto, annuncio, dimensione dell'annuncio, tutto ciò è compiuto, questa epoca è compiuta, questa epoca non ci può più incatenare, noi non possiamo più restare incatenati ai valori. La morte di Dio significa essenzialmente la morte degli adoratori dei valori, del valore, come dice Nietzsche, no? Degli adoratori del valore, di coloro che vorrebbero cioè costringere l'uomo a una sorta di religione del valore. Quindi vedete, non è tanto una, Nietzsche non è assolutamente interessato ad una critica propriamente teologico, filosofico-teologica della tradizione del Deus esse, che è la tradizione dominante in tutta l'ortodossia, diciamo così, della europo-cristianità, ma è interessato a criticare il nesso costitutivo, ed è difficile appunto contestare anche la validità di questa visione, tra il Dio usato, direi, come fondamento, tra il Deus esse, la teologia del Deus esse, e il suo, tra virgolette, uso come fondamento
di ogni adorazione del valore, e il valore incatena il futuro dell'uomo, anzi crocifigge il futuro dell'uomo. Quindi il nichilismo non è affatto la dimensione fondamentale dell'annuncio. Il nichilismo, in quanto morte del vecchio Dio, fondamento di ogni affermazione incatenante di valore, ecco, questa è la visione che noi abbiamo lì di fronte della nostra epoca, da cui vedremo come e se può emergere l'altra dimensione dell'annuncio, che riguarda propriamente l'advenience. Naturalmente anche questa prima parte dell'annuncio ha una dimensione lieta per Nietzsche, e ripeto, tutte queste non sono metafore. Nietzsche gioca costantemente con questi elementi. Io ho cercato di sottolinearlo in un saggio anche recente che riguarda intitolato Il Gesù di Nietzsche, dove ho cercato di mostrare come siano tutt'altro che così giochi ironici queste continue citazioni tra virgolette evangeliche che ha Nietzsche, soprattutto durante l'ultima parte della sua vita, dallo Zarathustra in poi. Cioè, anche questa visione del nichilismo è lieta, no? Perché appunto libera. Anche questa prima dimensione dell'annuncio può essere definito un lieto annuncio, perché libera appunto dalla tirannia dei valori, potremmo dire, usando un titolo di Carl Schmitt, che certissimamente aveva nell'orecchio tutto il discorso nietzscheano. D'altra parte, tutta la cultura tedesca, anche la più alta e la più disincantata dei primi decenni di questo secolo, non è assolutamente comprensibile senza Nietzsche, a partire da Max Weber. Quindi, appunto, la demolizione dei valori fondati sul Deus esse, anch'essa è una dimensione lieta dell'annuncio, ma non è, appunto, l'annuncio dell'advenience. È, per dirla in termini più generali, è la constatazione, per certi versi drammatica, per certi versi ammirata, è la constatazione dell'affermarsi del nichilismo estremo. Che cosa dice il nichilismo? Dice teoreticamente che la cosa in sé è pura fantasia, che nessuna cosa in sé ha valore se non come un posto, un positum, che ogni valore non è null'altro nichilismo, che un posto dalla volontà di potenza che lo afferma. E quindi la demolizione dei valori fondati sul Deus esse, e quindi la morte di Dio, libera l'affermazione della volontà di potenza come unica affermazione di valore, cioè come unico valore. Questa è la prima dimensione dell'annuncio, la liberazione della volontà di potenza dal valore che la trascende, da ogni valore che la trascenda. Io sono questo, anzitutto, io sono questo lieto messaggero, no? come dice, anzitutto io sono questo lieto messaggero. Potremmo dire che già questo primo passaggio è carico di significati, di timbri religiosi, no? Al di là della visione del tutto manieristica di un ateismo tucurnicciano. Ci sono dei passi di Nietzsche che già questo primo passaggio lo sottolineano in termini assolutamente paolini. Questo primo passaggio dal Deus esse, fondamento di ogni valore, alla liberazione da questo fondamento che asservisce, che ci trascende, che rende serva l'affermazione della nostra volontà nella affermazione della volontà di potenza come unico fondamento del valore, anzi come tutt'uno col valore. Ebbene, già questo passaggio, già questa dimensione dell'annuncio è trattate in certe pagine di Nietzsche in termini assolutamente paolini, cioè non si perviene, lo dice esplicitamente in un frammento, non si perviene all'affermazione della morte del vecchio Dio
e all'affermazione della volontà di potenza come unico fondamento del valore, non si perviene a ciò attraverso un processo dialettico. È una stretta, lui dice, è una stretta, è l'angoscia che fa svoltare, dove proprio il termine Wert risuona secondo l'etimo tedesco, il termine tedesco Wert risuona secondo il suo etimo latino, Wertere, Wertere. Il valore e l'affermazione di valore ci disverte rispetto alla nostra posizione abituale. È una stretta angosciosa, no? Una Wende der Not, una svolta del bisogno, della necessità, della cura, dell'angoscia, della sofferenza. È una not, questa affermazione. E così inizia la tratta. Quindi già questo passaggio, per così dire, è tutt'altro che trattato in una chiave semplicemente atea. E lo stile con cui viene rappresentato è significativo, appunto, viene proprio enfatizzato in termini che ricordano davvero la lettera ai Romani. Ma è l'altra faccia dell'annuncio, quella appunto che riguarda l'inizio, il nuovo inizio, che mostra fino in fondo i segni in Nietzsche di una esperienza proprio extatica, ovvero proprio i segni del carattere extatico che ha per Nietzsche in generale proprio il nostro esserci, che segna il carattere di questo ente che è l'uomo. E anche questo nuovo passaggio che ora vedremo non si colloca secondo una linea semplicemente razionale, dialettica con lo stadio precedente. Non è un oltrepassamento nel senso dell'Aufregung, assolutamente, e neanche nel senso della Überwindung, né in senso hegeliano né in senso appunto heideggeriano. Anche qui è un trauma, una meraviglia che ci travolge e ci impone il salto dalla morte di Dio, dal compiuto nichilismo, a un advenience, ad un ulteriore, ad un über, ad un oltre. Vediamo un po' come è possibile trattare questa seconda e fondamentale dimensione dell'annuncio. Siamo arrivati a vedere i tratti fondamentali della prima, quella che riguarda il compimento. Ma quando siamo di fronte al nichilismo compiuto, ecco che ci afferra un'angoscia ancora più intollerabile. Ancora più intollerabile di quella che ci aveva fatto svoltare di fronte appunto al Deus esse, di fronte alla visione dell'asservimento della nostra volontà di potenza che il Deus esse imponeva. Lì c'era stata una Wende der Not che ci aveva fatto saltare in qualche modo proprio pascalianamente al nichilismo compiuto, e ora però di fronte a questo compimento noi siamo colti da un'angoscia ancora più forte. E come si esprime in Nietzsche questa angoscia, che è adesso l'angoscia della volontà di potenza? Prima era l'angoscia che coglieva l'impotenza di fronte al Deus esse, e al Deus esse come fondamento. Ora è l'angoscia che coglie la volontà di potenza, che afferma ogni cosa come proprio positum, come null'altro nichilismo che un positum. Ecco, ma invece di allietarsi di questa condizione, ecco che la volontà di potenza è colta da un'angoscia ancora più forte di quella che aveva fatto svoltare l'impotenza. Come si spiega questo? E questo è un passaggio chiave che spessissimo viene completamente ignorato, proprio perché si continua a frequentare il paradigma del Nietzsche nichilista sulla scorta di quasi tutte le interpretazioni a partire da quella di Heidegger. E la volontà di potenza si dispiega nell'infinità del tempo, si dissipa, è una
proprio qui i termini di nuovo potrebbero ricordare testualmente certi passaggi anche agostiniani, paolini agostiniani, la presenza di Paolo polemica ma è continua, è il suo avversario, il suo contra continuamente. La volontà di potenza affermata, la volontà di potenza che è appunto poi l'annuncio del nichilismo compiuto, si dispiega e dissipa per l'infinità di tempi, abita il puro divenire, non può che abitare il puro divenire. È inesorabilmente connessa a quella che potremmo dire con i fisici la freccia del tempo, la freccia del tempo. Ma ciò non può che provocare nausea, infinita nausea. E si rovescia il senso stesso della volontà di potenza. La volontà di potenza si riscopre come impotente. In che senso? Primo, la volontà di potenza non può che essere, non può che discorrere nel tempo, ma il soggetto che discorre nel tempo, la volontà di potenza che discorre nel tempo, abita pure, chiamiamolo in prima approssimazione, un tempo, no? Che non è, che non può essere il tempo del chi, del soggetto che lo percorre, che ne discorre. Sul tempo la volontà di potenza nulla può. Ma ancora più profondamente, ha fatto tutt'uno col primo ragionamento, la volontà di potenza nulla può, questo è un passo famoso, importante dello Zarathustra, nulla può sul già fu, no? Questo è il macigno che la volontà di potenza non può smuovere. Questa è la catena, dice Nietzsche, che incatena il liberatore. La volontà di potenza non può perciò essere chiamata libera, non può perciò affermarsi creatrice, veramente creatrice, perché è assolutamente incatenata al già fu. Al già fu. E quindi non può affermarsi come avrebbe preteso liberandosi dal Deus esse. Se liberata da quel fondamento, ecco che ne ritrovo un altro. Abita un tempo su cui nulla può, su cui il tempo che fa tutt'uno con chi dell'esserci nulla può, e questo e questa volontà di potenza nulla può sul già fu, sul passato. Abita su un passato che non potrà mai dire suo, che non potrà mai appartenere. E allora discorre infinita, indefinita questa volontà, da ente a ente, ponendo via via ente su ente, che diventano poi rovine, macerie questi enti, su cui via via edifica, ma edifica su qualcosa su cui più nulla può. E questo provoca nausea, la volontà di potenza si rovescia in consapevolezza della propria impotenza. In consapevolezza di essere e di rimanere incatenata al tempo come divenire, che ha nella necessità del già fu il suo fondamento. L'uomo superiore corrisponde a questa visione del mondo, a questa, diciamo, la cosmologia, no? A questa cosmologia, l'uomo superiore, non, come vedremo, Liebermann, l'uomo superiore corrisponde a questa cosmologia, che è già critica della volontà di potenza, che non è assolutamente, che non si risolve assolutamente nell'affermazione della volontà di potenza, ma già la percorre e in qualche modo la attraversa, no? Ne vede il limite costitutivo. Compie il progetto del nichilismo fino alla sua aporia. Ciò che il nichilismo, diciamo, decretava era che ogni ente è null'altro che un postum della volontà di potenza. Ma la volontà di potenza non è creatrice. Ma questa seconda espressione non è propriamente l'espressione del nichilismo compiuto, è già l'espressione che critica il nichilismo compiuto. Vedi in che aporia finisci? Tu affermavi che null'altro è valore se non la volontà di potenza, ma la volontà di potenza non è un valore. Sembra
oltre nichilismo, ancora più nichilismo, in realtà è già contestazione, già critica dell'epoca nichilistica, del compimento del nichilismo. Ne mostra la poria. Mostra che non puoi starci dentro. Ti afferra una nuova angoscia. Sei di fronte a una nuova Wende der Not, no? Devi affrontare un'altra distretta. L'uomo superiore è di fronte a questa soglia, non l'attraversa, non ce la fa ad attraversarla. È l'uomo del disincanto, no? È l'uomo dell'assoluto disincanto anche nei confronti dell'affermazione del nichilismo, anche nei confronti del nichilismo compiuto. Ma non è Lieberberg, non è l'oltre la storia e il destino dell'uomo. È ponte verso questo, ecco l'Advenus. Giunge ad intuirlo, giunge a profetarlo. Anche qui sono immagini evangeliche, no? Io sono destinato a discendere, lui si innalza continuamente. E non sono assolutamente ironia, non sono assolutamente semplice blasfemia. Non si capirebbe nulla di Nietzsche se si intendesse così, secondo me. L'uomo superiore non è il nichilista, è la critica del nichilismo, è la testimonianza dell'aporia a cui giunge il nichilismo. E nell'angoscia che prova nel testimoniare ciò, indica, fa segno a un oltre l'uomo, a una dimensione oltre l'uomo, a una dimensione oltre l'uomo. Personalizzare questo discorso del Liebermensch è ridicolo, proprio perché è oltre l'uomo, non è più l'uomo, non è più questo quell'uomo, non è più questo quella figura dell'uomo, è una dimensione oltre ciò che è stato inviato, ciò che è stato destinato, ciò che si è manifestato nell'uomo, nella storia, nella Geschichte dell'uomo. Ma qua interpretarlo come fosse un futuro Dio personale, ad antropomorfizzarlo, proprio perché è un Übermensch, è un Übermenschliche. E l'uomo superiore, appunto, nel suo disincanto e nell'angoscia del suo disincanto, è ponte sospeso tra la storia dell'uomo, a partire dall'uomo bestia, come dice Nietzsche, no? Cioè dall'uomo, diciamo in termini diversi, dall'uomo, poi riprenderemo queste espressioni, dall'uomo del puro e semplice io devo, müssen, sono costretto, devo, fino all'uomo che si trascende e si aliena nel Deus esse, fino all'uomo del nichilismo, io voglio. Tutta questa storia, tra questa storia, l'uomo superiore che giunge all'aporia, laddove la strada manca, e allora bisogna fare un ponte, e lui questo ponte è sospeso, tra appunto tutta questa storia e quella di un oltre tutta questa dimensione della Geschichte dell'uomo, e quindi oltre la stessa dimensione nichilistica. E qui è la decisione ermeneutica fondamentale, interpretativa fondamentale, se appunto questa dimensione oltre nichilistica contano, è fondamentale o no per intendere Nietzsche. Se vi è oltre la filosofia che si compie, o la storia della metafisica che per Heidegger si compie nella volontà di potenza del nichilismo, vi è appunto in Nietzsche, per dirla con Schelling, quella filosofia positiva. E è soltanto un annuncio, questo annuncio di questo avvenire rimane nella vaghezza, oppure possiamo darne un'interpretazione. Qui si decide in generale delle nostre interpretazioni intorno a Nietzsche. Nei saggi che di tanti anni fa che Fulvio prima gentilmente citava, e che qui non riprendo, è tutta la prima parte che riguarda appunto la rivendicazione della perfetta razionalità del discorso nichilistico, della compiutezza del nichilismo in Nietzsche.
e l'avvicinarsi di questo Nietzsche a altri grandi momenti della filosofia contemporanea, momenti appunto di cui nessuno ha contestato la perfetta logicità e razionalità, Wittgenstein eccetera. Ma per me questo discorso è passato assolutamente ingiudicato, nel senso che non ho alcun dubbio sulla sua fondatezza e credo che sia perfettamente fatica sprecata ormai discutere se Nietzsche è razionalista, irrazionalista, stupidaggine del genere. Cioè, ma il problema è ormai successivo, cioè qui si compie la traiettoria nietzschiana, qui si compie il pensiero nietzschiano, oppure appunto vi è quell'altra dimensione del suo annuncio. E allora siamo giunti appunto a questo momento, a questo momento di sospensione tra un disincanto, l'uomo superiore, che è proprio l'uomo del disincanto in Nietzsche, un disincanto sulla aporia a cui il nichilismo perviene e l'indicazione, un indice sospeso, un qualcosa di ancora incerto, su una destinazione ulteriore, una destinazione oltre la storia che finora abbiamo narrato, la grande narrazione che finora abbiamo compiuto intorno all'uomo. Infatti, che cosa sono gli uomini fin qui, si dice nello Zarathustra, no? Che cosa sono? Non sono neppure propriamente uomini. Forse quello che si dice con Übermensch indica proprio l'uomo invece, non l'oltre uomo, perché finora abbiamo avuto a che fare con uomini. No, vado tra gli uomini come tra frammenti e membre sparse, trovo gli uomini a pezzi e sparsi come su un campo di battaglia o in un macello. Ci sono stati uomini finora? Questo che è Übermensch è forse l'uomo rispetto alla storia, e qui è un tratto molto, molto caratteristico. Ricordate quei passi di Marx in cui si dice appunto finora è stata una preistoria. E un passo di questo genere potrebbe stare non così violento, ma potrebbe stare dentro, non so, dentro le lettere sull'educazione estetica di Schiller, ma potrebbe stare forse non così violento anche dentro una pagina del Giovane Marx. Cos'è appunto? Finora abbiamo la storia che si compie con il nichilismo e giunge all'aporia del nichilismo, è la storia dell'uomo. Chi ce lo fa dire che non ci sia appunto un oltre questa storia, che è davvero la storia dell'uomo, che potrà essere davvero la storia dell'uomo? Ci sono pagine dello Zarathustra e dei frammenti postumi che indurrebbero ad una interpretazione di questo genere. Comunque sia, Liebermensch è una dimensione che indica una storia oltre quella nausea che afferra l'uomo superiore di fronte alla contraddizione che abbiamo visto tra l'affermazione della volontà di potenza e quel tempo infinito, quella dissipatio temporis, su cui la volontà di potenza alla fine comprende di nulla potere. O in termini diversi, tra il chi del tempo, per dirla con Heidegger, quando Heidegger dice come si risponde alla domanda che cosa è il tempo, no? È una domanda sbagliata, bisogna chiedersi chi è il tempo è l'esserci. Tra il chi e il tempo di questo esserci che continuamente dilegua e l'aperto, chiamiamolo così, no? In cui tutte le distinzioni temporali, le determinazioni temporali nascono e muoiono. Ciò che non dilegua è la necessità di questo aperto in cui il chi del tempo vive e dilegua. Ecco, l'oltre uomo indica, si sforza di indicare una dimensione oltre questo dramma, oltre questo dramma, oltre questo dramma.
cerca lo sguardo, cerca di procedere appunto dalla temporalità dell'esserci, nella sua finitezza, appunto all'infinito procedere del tutto che si dà attraverso creazione e distruzione. E qui si impone il problema, a mio avviso, il problema più grande e più angoscioso. Altro trauma, altra visione drammatica e angosciosa. Perché se infinita è la distenso tempo, chiamiamolo in termini classici, l'aion, potremmo chiamarlo così, l'aion, e nell'aion i cronoi, i tempi determinati, il chi del tempo, i tempi determinati degli enti che nell'aperto, nell'aion si incarnano, che cosa ne deriva? Che cosa ne può derivare da questa combinazione? Ne deriva che questa combinazione, questa che stiamo vivendo ora, in questo momento, nel grande gioco, tra Ion e Cronos, questa combinazione che stiamo vivendo ora dovrà fare eternamente il ritorno. Qui incontriamo il tema dell'eterno ritorno come prima indicazione di un oltre l'aporia del nichilismo. L'aporia del nichilismo si determinava, come abbiamo visto, su questo essenzialmente: la volontà di potenza nulla poteva sulla distensio tempo. E allora la nausea per questa dissipazione, in cui la temporalità dell'esserci via via consumava, fondava e consumava l'ente infinitamente. Può questa temporalità determinata dell'esserci combinarsi, congiungersi con l'infinità dell'aperto, con la Ion? Se questa idea è possibile, questa idea si può rappresentare soltanto come idea dell'eterno ritorno. In un tempo aion infinito, aion dico io, Nietzsche dice tempo infinito, in un tempo infinito qualsiasi combinazione possibile viene raggiunta prima o poi. Anzi, viene raggiunta un numero infinito di volte. Il mondo apparirebbe allora come un circolo già ripetuto e che si ripeterà in un gioco senza fine e senza perciò soluzione finale. Che cosa pensa Nietzsche in quest'idea? In quest'idea Nietzsche mantiene il presupposto deterministico che il mondo sia una determinata quantità di forza. Perché se questa si accrescesse o diminuisse, l'eterno ritorno non si sosterrebbe da un punto di vista fisico, no? Perché se aumentasse potremmo pensare a infinite combinazioni che mai si ripetono. Se diminuisse dovremmo pensare allo stato finale, alla morte del sole. Ma insieme, nel momento stesso che mantiene il presupposto deterministico che il mondo sia una determinata quantità di forze, lo qualifica in base all'idea del ricorso dell'uguale, del ricorso dell'uguale. Nietzsche si sforza di pensare in termini, diciamo, cosmologici questa idea, che è indicata dalla soglia, a partire dalla soglia dell'aporia del nichilismo. Ma che cosa interessa veramente l'aspetto cosmologico di questa idea? No, interessa, a mio avviso, il problema. E cioè che qui Nietzsche lotta contro appunto la freccia del tempo, lotta contro quella freccia del tempo che aveva condotto ad aporia l'affermazione della volontà di potenza. La volontà di potenza lotta per oltrepassare la sua immanente aporia. In un'infinita distensio tempo dominata dalla freccia del tempo, dalla legge dell'entropia, potremmo dire, la volontà nulla può sul passato. E quindi si ritrova fondata su altro dalla sua affermazione stessa. Per dirla con Nietzsche, e qui davvero salta in mente immediatamente la filosofia della storia di Benjamin, la volontà di potenza non può
poter redimere i trapassati. Se nulla posso sul passato, non posso redimere i trapassati. Eppure ho una relazione essenziale con loro. Io sento il passato come qualcosa che mi è proprio, che non posso liberarmi, che devo liberare. Ma se il passato rimane come un morto passato, come un passato su cui nulla posso volere, ecco che la mia volontà di potenza appunto raggiunge quella aporia che dicevamo. Nell'idea dell'eterno ritorno come ricorso dell'uguale, ecco che balena l'idea di una possibile, di un mio possibile potere sul passato. Ma può bastare questa cosmologia? O siamo di fronte di nuovo a un'altra aporia e la Vende d'Arnaud ritorna ancora più, sempre più potente, in qualche modo sempre più potente. Si cerca una soluzione questa alla Note e ogni volta ritorna sempre più forte. Così sembrerebbe anche ora, perché di fronte all'idea dell'infinito ritorno dell'uguale, all'idea di questa eterna clessidra dell'esistenza che sempre di nuovo si rovescia, si impone un'angoscia ancora più forte, se possibile, che di fronte a quella dell'infinito irreversibile divenire. È vero, dice Zarathustra, l'eterno ritorno mostra come il centro sia ovunque, come l'opposizione tra inizio e fine sia apparenza, come il già fu sia presente e in ogni istante venga rivissuto, ma mostra anche come tutti gli ultimi uomini, come tutti i nani, come tutti i gobbi, come tutti i piccoli uomini, come tutti quei pezzi, quei membri sparsi come nei macelli, nei campi di battaglia, debbano fare il ritorno. Quando leggo queste pagine di Nietzsche mi viene sempre in mente i capitoli finali della Scienza Nuova di Vico, dove con altrettanta angoscia viene immaginata il ritorno della barbarie, no? E della barbarie eroica e della barbarie della riflessione, e non si sa quale delle due sia, tra virgolette, la peggiore, no? Ecco, se il tempo eterno ritorno, certo, io non posso dire già fu, e già fu è lì un morto passato, perché già fu rivive eternamente. Non siamo in presenza appunto di quel divenire che va semplicemente da nulla a nulla, di quell'estremo nichilismo che si afferma nella stessa affermazione della volontà di potenza. E tuttavia non avevo pensato, non mi sforzavo di pensare ad un annuncio che pensasse oltre l'uomo o il vero uomo, diciamo così. Qui invece, se è vero l'eterno ritorno, ecco che l'eterno ritorno comporta il ritorno anche di tutti i fiumi immondi della storia, per dirlo come Zarathustra, anche di quei pezzi, anche di quei non uomini che Zarathustra vede di fronte a sé. Ecco che allora l'idea dell'eterno ritorno, lungi dall'essere anche qui alla fine del discorso nicciano, diventa il peso più grande, il peso più grande. La dimensione dell'advenience, la dimensione dell'oltre uomo non può mostrarsi, non può arrestarsi a questa faces, non può essere. Il pensiero dell'oltre uomo non può essere l'eterno ritorno, nella forma che prima abbiamo indicato e che è quella che Nietzsche testardamente persegue anche da un punto di vista, come dicevo, proprio di cosmologico, cercando di dare a questa idea anche una forma in qualche modo proprio cosmologica, non semplicemente morale o filosofico-morale.
non può restarsi, l'idea dell'altro uomo, il pensiero dell'altro uomo non può essere questo, perché appunto si incontra questa formidabile aporia, e di fronte a questa aporia di nuovo angoscia, altro che il lieto annuncio. Come si può tentare di compiere come l'ultimo passo, ammesso che ovviamente è non concesso che l'ultimo passo ci sia, di fronte a questa nuova vende d'Arnaud, si può seguire la via schopenhaueriana? No, qui è la volontà che ci frega ogni volta. Volere che il volere diventi non volere, questa è l'unica soluzione. Ma Zarathustra dice, la conoscete, fratelli, questa canzoncina della follia? Noluntas, noluntas è malattia, è rinuncia. No, non può essere questo l'oltre uomo, la noluntas. L'oltre uomo deve affermare pienamente la volontà creatrice, non può essere la negazione della volontà di potere. Il riconoscimento di tutte le aporie che siamo andati seguendo per poterla affermare veramente creatrice. Quindi è musica da organetto la noluntas, è musica da organetto l'abbandono della volontà, è musica da organetto ogni nostalgia, come dire, nirvanica. Qui siamo, ahimè, in Europa, in Occidente, e la volontà deve affermarsi come volontà creatrice. E fin tanto che trova una poria in questo suo destino, in questa sua storia, vuole oltrepassarla. Quindi la via schopenhaueriana è immediatamente no, e voi sapete quanto ci abbia messo Nietzsche a superarla. E questa via faceva un tutt'uno con la sua Auseinandersetzung con Wagner, insomma, la sua controversia wagneriana. Quindi non può essere questa la via di fronte a questa nuova poesia, a questa nuova poesia, che il tempo come eterno ritorno dell'eguale comporta il ritorno esattamente di ciò che si intendeva superare. Qual è l'indicazione? E qui davvero è indicazione del tutto sospesa, non vi è alcun dubbio, tuttavia che ci permette di intendere i riferimenti anche più cospicui della filosofia di Nietzsche. Non si tratta di dire sì al meccanico ripetersi dello stesso, che comporta evidentemente anche l'accettazione del meccanico ripetersi del piccolo uomo che eternamente ritorna. Ciò che si afferma e che vale allo sguardo, o meglio, nella dimensione del Liebermensch annunciato, che Zarathustra annuncia, che Zarathustra non è, che Nietzsche non è, che indica proprio con quel dito da Giovanni Battista, non è questo o quello, che sarebbero valutati ancora, piccolo uomo, grande uomo, questo uomo, quest'altro uomo, l'oltre uomo in una figura umana, che sarebbero ancora dei valutati, ma il fatto che ogni ente nel suo attuale darsi e ogni combinazione del grande gioco e ogni apparire e ogni istante della grande tessitura del grande gioco sono eterno. Questo è il grande sì che Liebermensch dovrà trovare la forza di dire, di pronunciare. Non questo o quello, il piccolo uomo, no, contro il piccolo uomo, il grande uomo, contro il Mensch, Liebermensch come figura che si contrappone altrettanto determinata, no. Liebermensch è una dimensione di sì, è il sì, è il sì. Ecco, tutto è eterno e necessario.
e all'Eterno si dice sì e lo si ama, ti amo eternità. Questa è la dimensione, lo sguardo che Lieberman dovrebbe aprire, non il gioco delle determinazioni che si oppongono, non il gioco della critica e del giudizio come urta e divisione, ma il grande sì, la grande salute, oltre ogni critica, divisione, giudizio, condanna. Lieberman non vede nulla, e qui certo, lo dice, di male. La forza del Lieberman sta nel non vedere il male, è il debole che vede il male, che vede ciò che gli fa male. La grande salute non ha di fronte a sé nulla che gli fa male. Il giudizio, ciò è male, significa ciò è male per me, mi fa male. La forza del Lieberman, alla forza del Lieberman non fa male nulla, non vede il male, dice sì. Sparisce anche quindi che cosa? Il piccolo uomo è un giudizio di valore, è una condanna. Tu sei un piccolo uomo, una condanna. E io mi oppongo a te. L'affermazione più buona, il più grande sì che sia mai stato detto per Nietzsche, l'ha detto Gesù nel discorso sulle beatitudini, quando in quel passaggio, su cui quasi mai il teologo si sofferma, non opporti al male. Non opporti al male, non stare contro topo nero. Sia neutro, sia maschile, poco importa, al male. Non opporti. Non giocare, tra virgolette, con il male come quel debole che patisce il male. Questa è la grande salute, la potenza di dire sì ad ogni ente come necessario ed eterno. Lieberman allora è colui, chiamiamo colui tra virgolette, avete capito, che può amare questa vita nella sua, sul fondamento, sulla scena dell'eterno ritorno, che può amare questa vita così tanto, amarla così tanto da desiderarla come ultimo ed eterno suggello. Spariscono le divisioni, le determinazioni, i giudizi, per cui c'è questo uomo superiore, questo ultimo, l'uomo del risentimento, l'uomo del disincanto, tutte queste determinazioni, tutti questi valori, tutti questi valutati sulla scena dell'eterno ritorno, per cui tutto o niente eternamente ritorna, cioè è eterno, la forza di dire sì a questa vita, a questa vita. Non quindi Lieberman un anelito a un'altra vita, una vita dopo, a oltrepassarsi in un'altra vita, ma la capacità di vedere questa vita come in sé redenta. E allora si compirebbe per Nietzsche il passaggio dall'io devo, dalla figura dell'io devo, attraverso l'io voglio, che contiene tutte le tappe del nichilismo, all'io sono, dice Nietzsche, all'io sono. E nell'io sono si redimerebbero tutti i frammenti, tutti i trapassati, poiché l'io sono del Lieberman li vuole tutti in sé, li accoglie in sé, come in quella bellissima immagine dello Zarathustra, come un grande oceano accoglie in sé e redime, tra virgolette, in sé, trasformandoli in sé, tutti i fiumi più immondi. Li trasforma in sé, li accoglie in sé, non fa diga alle loro foci, in modo che questi fiumi immondi dilaghino dovunque, no? Non fa diga, li accoglie, li assorbe e li risolve in sé. Tutti i fiumi immondi della storia, dice Nietzsche, no? vengono così trasformati e risolti nell'oceano del sì, nell'oceano del Lieberman, che potrebbe apparire il vero uomo che ama, che dice sì
alla eternità dell'ente, che tratta ogni ente e quindi anche il suo prossimo, il tema delle amicizie fondamentali, che tratta anche il suo prossimo come eterno, come qualcosa di eterno, come qualcosa di innegabile, come qualcosa che in sé non ha nulla di male, e quindi qualcosa rispetto a cui non ho nulla da difendermi, non ho nulla da conservarmi, non è un pericolo, non è una minaccia per me, è qualcosa che accolgo comunque in me e me ne alimento, esattamente come un grande oceano si alimenta trasformando in sé anche dei fiumi più immondi. Non li giudica, non li distingue, non li divide. Vuole che tutto ciò che è stato sia in lui. Così ho voluto, voglio, vorrò, così sono. Questo ultimo passaggio, ammesso che questa interpretazione, che io ritengo quella più oggi come oggi attendibile, del compimento del percorso nietzscheano, da una posizione nichilistica, razionalistico-nichilistica, all'annuncio di questo advenience, di questo Übermensch, nei tratti che ho considerato, ecco, se questo percorso è attendibile, è evidente che andrebbero riconsiderati tutti i rapporti di Nietzsche con la tradizione anche teologica della cristianità. Perché è evidente che qui, se questo percorso è attendibile, al termine ci troviamo di fronte ad una reinterpretazione, in una chiave radicale, estrema, proprio del lieto annuncio. Ad una rivisitazione dell'annuncio in una chiave certamente totalmente anti-ecclesiastica, per certi versi anche qui alla fine assai lontana anche dalla teologia paolina, ma fondamentale per intendere il pensiero di Nietzsche, da un lato, e dall'altro, l'altra chiave fondamentale di lettura, insieme a quella propriamente, proprio tra virgolette, cristiana. Certo, un cristianesimo senza risurrezione, perché non c'è bisogno della risurrezione, perché tutto risorge continuamente. Quindi una interpretazione, una chiave totalmente filosofico e senza presupposto di alcuna rivelazione, ma anche del dogma, tra virgolette, della risurrezione. Quindi, da interpretare totalmente, alla luce di questo advenience, il rapporto di Nietzsche con la cristianità, da un lato, come elemento fondamentale proprio del suo ultimo pensiero, e dall'altro, fondamentale, il rapporto con Spinoza. D'altra parte lo dice lui stesso. Vi sono due ebrei che sono, uno il più buono che sia mai esistito, Gesù, e l'altro il più saggio, Spinoza. E continuamente nell'ultima parte ritorna sul suo spinozismo. È chiaro che questo discorso sul male che ho appena fatto non è interpretabile filosoficamente se non è chiaro spinoziano. È esattamente il modo in cui Spinoza tratta il male nell'etica. Ecco, allora, questa interpretazione ci permetterebbe un accostamento, un approccio forte alla, tra virgolette, religiosità nietzscheana, ammesso, ripeto, che questo approccio sia percorribile, e un approccio altrettanto forte alla filosofia nietzscheana. Una, il primo aspetto, su una base appunto evangelica, tra virgolette, pura, e questo solleva un sacco enorme di problemi, ovviamente, perché appunto la tradizione non è assolutamente qualcosa di accessorio, di superfluo rispetto al lieto annuncio, e l'altro una chiave filosofica forte. Queste sono le due prospettive che a questo punto si aprirebbero, ammesso che il percorso sia corretto. Io credo che lo sia. Naturalmente i dubbi più rilevanti riguardano proprio l'ultimo passaggio, ma sono perfettamente convinto appunto che è impossibile bloccare Nietzsche e alla dimensione dell'annuncio del nichilismo compiuto, e questo ne sono
particolarmente certo, ma anche all'affermazione, comunque venga interpretata, dell'eterno ritorno dell'uguale. Grazie. Forse semplicemente metaforica, forse no, non lo so, ma prendendo sul serio questo lieto annuncio che Zarathustra testimonierebbe, quando viene interrogato non risponde, quando viene interrogato su chi è non risponde, chi credete che io sia? Non dice, dicono gli altri. Probabilmente potrà essere appunto, e forse certi momenti è così, no? Zarathustra non è l'Eleutropatra Zarathustra, che non è, continua a dire: guardate amici, io sono un ponte sospeso, guardate amici, io giuccio sopra, non sono l'oltreuomo, io lo indico. Cioè noi abbiamo parole in Nietzsche che indicano questa dimensione, ma non c'è mai Liebermensch che parla. Questo è un aspetto fondamentale che non è mai stato sottolineato abbastanza. Non è mai Liebermensch che parla, va bene? È davvero, tutti questi fiumi usciranno da qualche parte, non è mai quell'oceano che parla, nessuno lo definisce quell'oceano, nessuno ne traccia i confini, non c'è la carta geografica di quell'oceano. Quando si sfocerà lì, si parlerà? Che linguaggio? Non è possibile rispondere alla tua domanda, io credo, nel contesto iniziale, esattamente come quando Pilato chiede che cos'è la verità, lui si mostra, cioè, no, no, è la teologia che gli fa dire, ma lui su queste cose qua non risponde, non ci sono risposte. Ammesso che valga questa metafora appunto tra Ibermensch e quell'idea del più buono, che lui dice il più buono Gesù, no? Liberato da tutto ciò che è chiesa, liberato da tutto ciò che è teologia, liberato da tutto ciò che è paulismo, quell'uomo che ha detto, come lo interpreta lui, non opporti al male. Quello lì, alle domande, chi sei? Non risponde. Ma siamo già dentro Wittgenstein allora. Sì, certo, si mostra, ha profondamente, a mio avviso, a che fare con la dimensione del mistico, così come anche sottoscritto l'ha interpretato a proposito di Wittgenstein. E Wittgenstein aveva, e come il dramma e l'agonia, ed era come in agonia con questa idea di Gesù. Benissimo, mi pare che lei sia venuta per noi. Al microfono. Cioè, tu hai una sogna? Microfono. Prego, signora. Credo che in questo modo, oltre a una teologia negativa, abbiamo una filosofia negativa, che al momento non è più in grado di parlare. E fin dove una filosofia negativa è una filosofia? Questo direi è il primo interrogativo che mi viene, insieme ad altri che mi sono sorti nell'ambito della sua presentazione, senz'altro affascinante nel modo come ce l'ha prospettata. Direi legata però ad una sorta di profetismo nicciano, forse un po' troppo a buon mercato, perché in fondo quando poi non si dice, in realtà tutto resta così in un'aurea molto, molto indefinita, che ci fa più sognare che effettivamente pensare. E qui parava Nietzsche, lei dice che prima ci libera dai valori, poi però con l'eterno ritorno ci consegna al destino, alla schiavitù del destino.
e nuovamente ci libera con l'essere ciò che noi siamo, ma l'essere direi della nostra necessità, dove l'essere direi nella nostra necessità, e dove direi la necessità risulta essere una liberazione. Ecco, questo è un punto direi che mi risulta oscuro, dove la necessità diventa una liberazione. Se posso capire la liberazione dal destino nell'eterno ritorno, ma non capisco l'eterno ritorno in quanto destino, non capisco però come superando il destino si giunga all'affermazione dell'essere nella sua necessità, ma la necessità diventi una liberazione. E come direi questa necessità dell'io, che risulta essere una liberazione, viene equiparato alle beatitudini, al discorso delle beatitudini, dove le beatitudini, se ben ricordo, non è che sia particolarmente approfondito sull'argomento, ma comunque io mi ricordavo beati gli ultimi, beati gli offesi, beati quelli che soffrono, non beati gli aguzzini, beati quelli che fanno del male, beati quelli che fanno parte dell'essere della vita. C'è un beato, direi, nella sofferenza, non c'è un beato, direi, nell'offesa. E anche l'eterno ritorno che lei ha equiparato, direi, a Vico. Ma in Vico c'è un ritorno estremamente problematico. Si può tornare, si può non ritornare. Quindi l'uomo in un certo senso è libero, direi, di ritornare al suo primitivismo o di razionalizzare il suo percorso. Qui invece l'eterno ritorno risulta essere un destino, perché la cosmologia divora l'umanità. E quindi dov'è la liberazione dell'uomo? Grazie signora, un intervento bellissimo. L'idea che Nietzsche dica beati gli aguzzini, non so da dove sia venuta, cioè è esattamente l'opposto. E la beatitudine sta proprio nel non fare il male. Ci sono pagine nietzschiane che ormai dovrebbero essere abbastanza conosciute per non cadere in queste sciocchezzuole sul Nietzsche, Guzzini, eccetera, eccetera, in cui dice appunto: amo coloro che donano sempre, che donano tutto, che sanno tramontare, appunto, perché se non tramonta il vecchio uomo insieme ai vecchi dei, mai potrà aprirsi questa dimensione di oltre l'uomo. Qui il discorso sarebbe lungo, ma è evidente, io su questo sono assolutamente nietzschiano, che qualsiasi discorso della libertà è vacuo, come lo era per Spinoza, se non è pensato tutt'uno con la necessità. Cioè, quindi è esattamente questo che cerca di pensare Nietzsche, che poi ci riesco, no, questo rimane del tutto problematico, ma questa contrapposizione adialettica tra necessità e libertà non ha alcun senso filosofico. Sui ricorsi di Chiani ci sarebbe molto da discutere, certo, dico che è un bel problema. La logica della scienza nuova fa sì che il ricorso sia un ricorso assolutamente necessario, eccetera, provvidenziale. Dopodiché, quando si trova di fronte alla possibilità, e qui davvero il paragone con Nietzsche secondo me potrebbe essere particolarmente calzante, alla possibilità che il ricorso sia davvero il ricorso di ciò che la cristianità per Nietzsche dovrebbe avere superato, incivilendo i costumi, eccetera, eccetera, prende un terrore panico e cerca quindi di far intervenire qualche deus ex machina. Però la logica del discorso nietzschiano è molto problematico, si possa dire che il ricorso può essere, che sia statisticamente interpretabile, molto, molto problematico, ma qui eventualmente il prossimo anno faremo una chiacchierata su Vico per definire tutto. Perché filosofia negativa? No, la filosofia negativa è quella che dice: io affermo la mia volontà di potenza sull'ente, l'ente per me è nulla se non un mio positum. Quello è filosofia negativa, filosofia critica, filosofia che divide, esattamente nel senso schellinghiano. Vi è tutto un capitolo importantissimo di storia della filosofia che andrebbe aperto sul rapporto Schelling-Nietzsche. Nietzsche non cita quasi mai Schelling, ma questo è molto indicativo. Noi sappiamo che invece l'aveva letto e come. È molto indicativo, perché quel silenzio, mentre se la prende come un bufalo con Hegel, eccetera, il fatto che su Schelling vuol dire che si sta sviluppando una storiografia molto interessante a questo proposito. E quando parlavo di filosofia negativa, proprio nel senso della filosofia critica, quando Schelling parla di
filosofia positiva. La filosofia positiva è proprio quella, è positivo, è quella. Che poi tu riesca a parlare o non parlare del positivo, questo è una domanda. Ma la filosofia positiva è che l'ente si dà al mio sguardo come eterno, come innegabile, quindi non qualcosa a mia disposizione, trasformabile, negabile, usabile a mia disposizione, Zuhandensein. No, l'ente è ente solare. Tanti anni fa ho scritto una cosa sulla concezione del tempo in Nietzsche, in cui mettevo in evidenza, e anche qui sulla base però di precise indicazioni nietzschiane, tutti i suoi debiti a un certo umanesimo, un certo rinascimento, in particolare a Giordano Bruno. Quindi, tutto questo. Quindi perché il negativo? Cioè, le ultime cose che si sono indicate mi sembrano negative. Cioè, il negativo le che? Il problema è che una filosofia positiva, esattamente il problema di Schelling, una filosofia positiva ha a che fare con la singolarità intramontabile dell'ente, e il nostro discorso non riesce a esprimere il singolare del questo, perché ogni discorso è messo in relazione. Ma proprio questa positività della filosofia critica è per Schelling il negativo, perché ogni volta che affermo qualcosa di qualcosa lo affermo attraverso altro da quello che quella cosa è, se voglio discorrerne, se voglio definirla, e quindi in qualche modo nego la singolarità di quella cosa per poterne parlare. Quando dico filosofia negativa non intendo mica filosofia negativa, intendo proprio la quintessenza di un discorso teoreticamente razionale e concettualmente comprendente l'ente, che ha sempre questo elemento di negatività in sé. Allora il problema è, appunto, ripeto, è molto coerente secondo me rispetto alla domanda che Fulvio faceva prima, è molto coerente che non vi sia nessun discorso dell'oltreuomo, che vi sia appunto l'indicazione della dimensione dell'oltreuomo, che si faccia capire cioè il limite di questa storia dell'uomo, e che forse questa storia dell'uomo, che è l'unica di cui possiamo parlare, è una preistoria rispetto a un uomo che sia, per dirla con Spinoza, Dio all'uomo. Ma di questo uomo che è Dio all'uomo, questo uomo che è Dio all'uomo, non parla, perché non c'è. Il fatto che non parli perché non c'è vuol dire che non ci potrà essere mai? Che è chiaro, come fai a dirlo? Questo è il punto. Allora, il fatto che non puoi indicarlo sulla base delle aporie, a partire dalle aporie a cui tu giungi, un pensiero discorsivo deve discorrere fino all'aporia, e quando sei giunto all'aporia non puoi indicare che vi è un oltre quell'aporia, che può darsi un oltre, o non puoi dire che si dà qualcosa per te oltre quella aporia. E questa, appunto, se vuoi, la dimensione del das mistische. Ma una cosa è parlare del mistico immediatamente, e allora benissimo, per carità, tutti possiamo, ma immediatamente. Una cosa è arrivare a quella dimensione attraverso tutte le mediazioni che un pensatore come Nietzsche segue, che un pensatore come Schelling segue, che arrivi al mistische alla fine del Tractatus. È ben diverso, non c'è un mistico immediato, il tuo cuore trabocca e misticheggi, arrivi al das mistische attraverso questo percorso discorsivo. Ma quando parlavo di filosofia negativa e positiva, intendo, nel senso, se permettete, tecnico. Filosofia negativa non ha niente a che fare con vari razionalismi, anzi l'opposto. È la filosofia che discorre concettualmente dell'ente, e perché lo fa deve definire l'ente sempre con qualcosa che l'ente nella sua singolarità non è, perché il discorso la singolarità non la chiapperà mai, ovviamente, perché questo singolo non può essere detto, è da Platone che lo sappiamo, no? Il fascino del modo di discorrere di Cacciari è immenso. Io so che fa un effetto anche di timidezza entrare su un discorso così potente, un discorso di massimo, è un discorso potente, forte, un discorso forte, un discorso della soglia, un discorso della soglia. No? Sentiamo. Che una
tentativo di controversia come quella della signora che apprezzo e stimo per il coraggio eccetera. No, invece era un ulteriore invece approfondimento sul, non solo sulla parte diciamo così ontologica della singolarità dell'ente, quindi la solarità, l'eternità dell'ente, come appunto questo quinto che il discorso non coglie, ma anche quella parte che Nietzsche è presentissima e che lei appunto anche qui ha dedicato un saggio specifico della parte del tempo cui che è stata anche richiamata qui, quindi la dimensione trinitaria del tempo, la dimensione mondana del passato e del futuro che sono richiamati insieme al presente dell'ente. Ecco, se poteva diciamo anche dare degli spunti su questo aspetto. Posso fare una domanda velocissima? Io mi ricordo quando ho scoperto Nietzsche, l'ho sentito in una conferenza della professoressa Bonesio di Pavia, e diceva, parlando di Nietzsche, dice: chi sarà mai stato Nietzsche? E dice: io ho usato il futuro anteriore volutamente perché è così attuale. Adesso abbiamo accennato l'Übermensch tradotto come oltreuomo, eccetera. E parliamo, no, vorrei che lei mi descrivesse l'ultimo uomo, ma le spiego perché io ho questa impressione. Praticamente, io non so, quando vedo certi spettacoli tipo l'Isola dei Famosi, o la puntata di quel cretino della settimana scorsa di Ciao Darwin, dove io in dormi veglia mi sono svegliato e mi sono visto una scena terrificante di un uomo che ballava seminudo, che era poi un omosessuale, e ho avuto la sensazione di essere morto e rinato a Sodoma, e ho avuto la sensazione, quando vedo queste cose, proprio dell'ultimo uomo di Nietzsche. Non so se ho interpretato bene. Ripeto, il tema del tempo in Nietzsche è molto, può essere declinato, lui cercò di declinarlo un po' in tutte le dimensioni, dimensione filosofica ma anche in dimensione cosmologico, fisica, eccetera. Ed è stato, sono stati analizzati tutte queste dimensioni, proprio anche proprio un'attenzione particolare proprio anche alla scienza fisica a lui contemporanea. Attenzione che poi gli è stata anche restituita, perché i primi grandi teorici della fisica del Novecento tributarono a Kant, a Schopenhauer, ma anche a Nietzsche il dovuto onore, no? Pagine molto belle di Pauli, anche Heisenberg, eccetera, su questa critica nel senso vero proprio del termine che si può desumere da Nietzsche al tema del tempo come proprio della rappresentazione del tempo che si può definire all'interno della legge fondamentale dell'entropia. Cioè la domanda, vi è una temporalità ectropica in qualche modo, no? Oppure appunto siamo condannati, almeno filosoficamente, ad avvertire alla fine la grande nausea che prende appunto il nichilista di fronte all'irreversibile divenire e di fronte alla sua impotenza nei confronti del già fu. Questo tema può essere declinato in una chiave cosmologico-fisica. E ripeto, i grandi scienziati stessi si sono cimentati su questo, no? Interpretando le leggi dell'entropia come leggi statistiche, quindi che non sono assolutamente interpretabili in una chiave deterministica. E ci sono pagine nietzschiane che intuiscono tutte queste possibilità. Ma il tema fondamentale in una chiave propriamente filosofica è il seguente:
Non c'è alcun dubbio che già in Nietzsche noi abbiamo quell'idea che è propria e implicita in Agostino, che viene esplicita in Heidegger, cioè la domanda su che cosa è il tempo è la domanda sul nostro esserci. Chi è il tempo? Questa è la domanda, chi è il tempo? Il tempo è l'esserci. Ma questo ecco la domanda forse anche successiva rispetto a quella heideggeriana, forse anche successiva, no? Ma questa temporalità dell'esserci, questo esserci che è tempo, questo chi dell'esserci, abita pure un, non è il tempo, perché il tempo siamo noi, il tempo, la temporalità è quella dell'esserci, però abita pure un aperto che non è lui, no? E allora come lo abitiamo? Lo abitiamo semplicemente divorando, consumando? Lo abitiamo consumando e divorando ente su ente? Questa è la grande nausea, in qualche modo era la nausea che già era il gradino da cui partiva il salto, l'angoscia da cui partiva il salto di Kierkegaard, no? Nietzsche naturalmente ignora Kierkegaard, ma non ignora Heidegger, che non ignora affatto Nietzsche, appunto, no? Poi tutto in qualche modo si tiene. E quindi ecco, questo è il problema, no? Allora, l'eterno ritorno può soddisfare l'idea, quindi, cioè che il tempo, che la clessidra del tempo si rovescia costantemente, così che il già fu non è propriamente il già fu, ma è un presente, è un già fu che è un presente, che è un sarà. E a questa unità delle tre dimensioni temporali corrisponde ultimativamente come suo suggello l'io sono, che dovrebbe essere l'unica parola forse del Liebermensch, io sono, di fronte appunto a questa trinità delle dimensioni temporali, l'unità, l'io sono, che le accoglie tutte in sé, che le contiene tutte in sé, che le abbraccia in sé, che dice sì a questa complessità delle dimensioni temporali. Ecco, questa idea può soddisfarci? Ecco, no, risponde Nietzsche. No, non può soddisfare questa idea, perché un'idea semplicemente dell'eterno ritorno, come del ricorso dell'uguale, non può soddisfare, perché appunto tornano gli ultimi uomini, necessariamente tornano gli ultimi uomini. Non piace la parola necessità, perché la parola necessità, cioè, contraddice una concezione, come dire, statistica della stessa. Benissimo. Possono tornare gli eterni uomini, e questo mi riempie di ansia, di angoscia, di inquietudine. Cioè, non posso essere soddisfatto nemmeno di una versione statistica della legge dell'eterno ritorno dell'uguale. Che cosa potrebbe soddisfarmi? Che cosa indico come possibile, tra virgolette, lieta soluzione? No, il fatto che davvero io amo l'ente nel suo darsi, in quanto amo, diciamo meglio, amo la singolarità dell'ente, la singolarità ineffabile dell'ente, di ogni ente. Quella singolarità ineffabile non è male, mai. Uno sguardo nei confronti della singolarità dell'ente. Questa è la lieta soluzione, l'unica lieta soluzione possibile. E questa è veramente una soluzione extatica rispetto ad ogni discorso, perché anche nell'eterno ritorno io sono in una dimensione discorsiva, io discorro. Certo, il mio essere, la mia affermazione io sono comprende in sé tutte queste determinazioni temporali, no? Non mi dissipo nel tempo, le comprendo in me in tutte le loro determinatezze, ivi comprese l'ultimo uomo. E se ho di fronte allo sguardo queste determinatezze, non posso essere contento nel senso letterale del termine. Sarò sempre malcontento, perché? Ma perché ho di fronte anche quelle determinatezze
che non posso a cui non posso dire di sì. Ma allora come se ne esce? E se ne esce soltanto se io non vedo più queste determinatezze in quanto tali nel loro reciproco rapporto, nel loro reciproco giudicarsi, dividersi, l'ultimo uomo nei confronti dell'uomo superiore, nei confronti dell'uomo del disincanto, nei confronti dell'uomo risentimento, non vedo più questa agonia di questi membri di uomini, di questi pezzi di uomini, ma vedo la singolarità di questo uomo qui, e questa singolarità inalienabile, questa singolarità è assolutamente, tra virgolette, pura. E vedo la sua inalienabilità, e vedo la sua sacralità del questo qui, di cui nessuno può appropriarsi, che nessuno può far suo, che nessuno può avere in mano. Allora si vede questa dimensione inalienabile di ogni ente, il questo qui di ogni ente. Lo vedo, ma ecco, se lo vedo così, è probabile, ma non lo so, che si apra un nuovo discorso. È probabile che si apra un nuovo discorso. Immaginiamo di riuscire ad avere una relazione con ogni ente di questo tipo. È necessario che a questo punto ammutoliamo. Intendere la dimensione mistica che si apre come la dimensione dell'ammut? No. Può darsi che io continui a parlare, ma quella parola che uscirà dalla conversione, mi verrebbe da dire, no? alla singolarità di questo qui, quella parola sarà una parola totalmente trasformata, non c'è alcun dubbio, sarà una parola nuova, sarà una parola inaudita, sarà una parola che sicuramente la storia dell'uomo fin qui non ha mai pronunciato né mai ascoltato, questo è certo, no? E di nuovo, forse, di nuovo un rapporto con una certa interpretazione della cristianità. Grazie di cuore, Massimo Bacciani, grazie di te. A presto.